Vedere da come si mette il numero 21. Dovrebbe essere proprio Luca Rinaldi, ex Mortara. Tra l'altro Rinaldi l'anno scorso ha fatto veramente molto male in regular season qui al Pala Basilio. Molto male in senso negativo per Milano 3 e in senso positivo per lui è Mortara. 21 contro 12. Gli arbitri della partita sono Vincenzo Di Deo di Sesto San Giovanni in provincia di Milano e Davide Vita di Olgiate Olona in provincia di Varese. È iniziata la partita, primo possesso di Milano 3 con Mike Iacono. Contribuisce proprio Rinaldi, palla schiacciata sotto per 5 palmi, buona difesa di René Caramatti. Adesso nell'angolo Colombo, difesa forte di Gandoi. Marco Colombo prova la penetrazione laterale, palla per 5 palmi che deve tirare dalla lunga distanza e il numero 5 sbaglia, ma c'è il rimbalzo offensivo del capitano di casa Bertoglio per Mike Iacono. Chiama il blocco di Bassani, poi si sposta l'ex Olginate, ancora Mike Iacono in penetrazione col suo solito tiro, sbaglia anche Bassani dopo il rimbalzo, però siamo al terzo rimbalzo offensivo di Milano 3 e adesso c'è il fallo subito da Nicolas Cinquepalmi. Tre rimbalzi offensivi conquistati da Milano 3, però sono finora arrivati 0 punti. È vero che ci saranno 2 tiri liberi per il numero 5, però oggettivamente avrebbe potuto fare di più la formazione di coach Pugliese, che è stata bravissima a portare a casa questi 3 rimbalzi offensivi, ma non è riuscita a strappare punti. Primo punto della gara che arriva in questo istante con il primo tiro libero messo a segno da Nicolas Cinquepalmi, poi sbaglia il secondo, siamo sull'1-0 per Milano 3. Gandoi, palla nell'angolo per René Caramatti che manda per terra Nicolas Cinquepalmi e poi appoggia comodamente a tabella i primi 2 punti della gara della Virtus Lumezzane. Formazione davvero molto forte, stata costruita per provare a centrare il passaggio in Serie B. Non ha avuto forse una regular season fantastica, è stata comunque un'ottima regular season, ma forse ci si aspettava qualcosina in più, soprattutto che non dimentichiamoci che ci sono 2 giocatori non italiani in questo quintetto, sono naturalmente Gandoi e Marcus Molenius. Gandoi ha passaporto italiano ma è di origine argentina e ha giocato in Argentina fino all'anno scorso, invece Molenius è finlandese, ha avuto anche un'esperienza in FIBA Europe Cup. Il numero 4 di Lumezzane, Caramatti contro Cinquepalmi, un secondo, prova René Caramatti sulla sirena, va vicino al canestro, il pallone però sputa fuori il ferro. Cinquepalmi, adesso è lui a gestire il possesso, Bassani, Mike Iacono apre il palleggio dopo il blocco di Bassani, 10 secondi per andare al tiro, palla schiacciata sotto per il centro con il numero 12, Bertoglio per Colombo, tira dalla lunga distanza, sfortunato anche in questo caso il capitano di casa, prima era stato sfortunato René Caramatti che è forse l'indiziato numero 1 da tenere in considerazione per quanto riguarda la difesa di Milano 3 oltre a Gandoi. Bel movimento qua di Luca Rinaldi che con la mano mancina però non è riuscito a depositare il pallone in fondo alla retina. Ricordiamo ancora una volta che non sarà della sfida Peppe Giocondo, un piccolo problema fisico l'ha obbligato a dare forfè. Questo è sicuramente un problema per coach Pugliese, tanto qua c'è infrazione di passi di Bassani, fassi con la testa Pugliese come a dar ragione agli arbitri. Sicuramente un'assenza pesantissima quella di Peppe Giocondo, poiché è uno dei migliori realizzatori della formazione biancorossa e spesso ha tolto le castagne dal fuoco a Milano 3. Vediamo chi e se riuscirà a sostituirlo. Cinquepalmi adesso va in penetrazione, 3-2 per Milano 3. Tutti e 3 i punti realizzati dalla formazione di casa da Nicolas Cinquepalmi. Ecco, lui potrebbe essere un indiziato, sta ottenendo tanti minuti sul parquet nelle ultime settimane, tutti quanti meritati. È sicuramente un giocatore che fa dell'aggressività, dell'intensità un punto di forza. Oggi dovrà marcare Caramatti, non sarà semplice, però ha dimostrato di poter marcare anche grandi attaccanti nel corso delle ultime partite. Vediamo se riuscirà a limitare il 24 rossoblu. Bassani,
non riesce a trovare il canestro. Rimbalzo proprio di Caramatti che caccia un urlo ai suoi compagni. Ciaramella, finora un po' silente il numero 8, si sta limitando a fare da appoggio, come si dice in gergo, cioè a passare il pallone senza prendersi conclusioni. Primo canestro realizzato da Martin Miguel Gandoi, classe 1991, ex Thomas de Rocamora, formazione di Serie A2 argentina. È arrivato a Lumezzane davvero con ottime prospettive, ha voluto provare il campionato italiano. Eccolo qua proprio Gandoi che schiaccia il pallone per Rinaldi. Perde però la sfera la formazione ospite. Bertoglio passa da Bassani in punta, apre il palleggio, poi lo chiude subito il numero 12. 5 palmi, va in penetrazione contro un Malenius, alza ancora la parabola, sbaglia ma cattura il rimbalzo offensivo, tira un libero in pratica, naturalmente defilato Nicolas 5 palmi, però sbaglia la conclusione. Qua ottimo gioco a due tra Gandoi e Rinaldi che termina con il primo canestro della gara per il numero 21 ex Mortara e Mantova in Serie A2, prodotto nel settore giovanile di Follo, classe 1996. Bertoglio sotto per 5 palmi contro Molenius, fallo del numero 4 di Lumezzane, primo fallo della partita per il centro finlandese. Colombo si occuperà lui della rimessa da fondo campo. Mai Chiacono, bel gioco a due con Marco Colombo che ringrazia il compagno per l'assist e appoggia comodamente alla tabella i punti numero 4 e 5 della partita di Milano 3. Gandoi contro Bertoglio, adesso Caramatti, sempre 5 palmi a difendere sul 24, buona difesa al limite del fallo del classe 1999 che dice anche qualcosa a Caramatti come suo solito. Marco Colombo si arresta, la dà fuori a Bassani che tira dalla lunga distanza, airball dell'ex Olginate, però queste sono anche le conclusioni di Andrea Bassani. Sappiamo che è in grado di realizzare queste triple in transizione. Certo, è pur sempre un lungo di 2 metri e oltre, di conseguenza è normale che non possano entrare tutte quante, altrimenti giocherebbe probabilmente in categorie superiori anche alla Serie B. Gandoi contro Bertoglio, buona difesa del numero 1, errore dell'italo argentino e rimbalzo di Milano 3. 4 minuti alla fine del primo quarto, solo 11 punti realizzati in totale dalle due squadre in 6 minuti di gioco. Iacono cerca di aiutarsi con la tabella non dichiarata, pallone danza sul ferro, poi esce, rimbalzo di Gandoi che è dall'altra parte, Molenius dalla lunga distanza, solo primo ferro, rimbalzo di 5 palmi, adesso prova a correre in contropiede il numero 5 contro Marcus Molenius, ancora Nicolas 5 palmi, quinto punto per il numero 5, 5 palmi era giusto per chiudere il cerchio, 7-6. Il fatto che 5 dei 7 punti li abbia segnati 5 palmi è sì un aspetto positivo per Pugliese, ma anche un aspetto negativo perché vuol dire che stanno mancando tutti i compagni. Doppio cambio intanto per coach Alessandro Crotti. È uscito Ciaramella. È entrato con il numero 1 Massimiliano Fossati. È entrato anche con il numero 5 Tancredi Rotundo. Nel frattempo è arrivato il canestro del nuovo sorpasso della Virtus. Colombo contro Caramatti, vede il taglio di 5 palmi che però non viene servito. Bassani, 3 minuti ancora da giocare in questa prima frazione di gioco, fallo subito da Nicolas 5 palmi commesso da Massimiliano Fossati, prodotto nel settore giovanile di Trieste, ex Gardone, Recanati, Orzinuovi e Venafro.
L'altro appena entrato, Tancredi Rotundo, ha iniziato la stagione a Gardone, ha giocato solamente 3 partite con la formazione di Lumezzane, quindi probabilmente deve ancora conoscere a pieno i propri compagni. Intanto c'è la penetrazione di 5 palmi che subisce un altro fallo, di conseguenza ci saranno ancora 2 tiri liberi per lui. In precedenza aveva tirato 1 su 2 il classe 1999. Sta tirando con il 69% a cronometro fermo in stagione. Sicuramente non è una percentuale eccellente, anche perché non ha una meccanica bellissima, però non è nemmeno bruttissima. Infatti il primo va a bersaglio. Nel frattempo sono già 4 i falli commessi da Lumezzane, 1 solo invece da Milano 3. Di conseguenza ogni volta che la formazione ospite commetterà fallo, Milano 3 avrà 2 tiri liberi. Caramatti contro Andrea Cappellari, entrato anche lui al posto di Nicolas Cinquepalmi. Buona difesa qua, anzi no, Nicolas Cinquepalmi è dentro. È uscito il centro, Andrea Bassani. Cappellari prova a giostrare sulla linea di fondo. L'ultimo tocco è di Caramatti. Palla persa da Lumezzane dopo la buona azione difensiva di Rotundo. Cappellari è il primo cambio della gara per Pugliese. Probabilmente le rotazioni saranno molto più ristrette rispetto che al solito, proprio perché non ci sarà Peppe Giocondo. Iacono per Cappellari, 5 secondi sul cronometro di 24, palla persa da Milano 3. Gandoi si va da Rotundo, ancora Gandoi sotto per Rinaldi, prova l'anticipo Cappellari, in qualche modo tiene vivo il pallone, il numero 21, taglio di Massimiliano Fossati. L'ultimo tocco è di un giocatore di Lumezzane, si lamenta Fossati. Gli arbitri però non hanno dubbi, palla recuperata da Milano 3 quando mancano 100 secondi al suono della prima sirena di questa partita fra Milano 3 e Lumezzane. Iacono in qualche modo per Bertoglio, tira da 7 metri da fermo Nicola Bertoglio, rimbalzo prima toccato da Gandoi e poi perfezionato da Rinaldi. Gandoi in transizione da 3 punti e airball dell'italo argentino. 8 soli punti segnati da Lumezzane in praticamente 9 minuti. Tanto c'è stata l'accelerazione di Marco Colombo che dà il massimo vantaggio ai suoi, 11-8, un possesso pieno. Va a sedersi sul cubo di cambi Nicolò Tandoi, che è stato fuori per infortunio per molto tempo. Anche oggi vediamo se sarà decisivo nel sostituire Giocondo. Rotundo prova in mezzo a due, cerca il passaggio. L'ultimo tocco è di un giocatore biancorosso secondo gli arbitri. Entra proprio Tandoi, credo uscirà Cinquepalmi. Dall'altra parte invece entra Andrea Ricci, ex Iseo e Verona Nuova. Esce René Caramatti, scelta di Crotti per non gravare di falli il proprio numero 24. Adesso ci sarà rimessa da fondo campo che verrà eseguita da Tancredi Rotundo. Questa è la sua 4ª partita, ripetiamo, a Lumezzane. 1 secondo sul cronometro di 24, quindi ci sarà il classico catch and shoot, probabilmente per uno tra Rinaldi e Gandoi. Vediamo cosa succede. Si va proprio da Gandoi, palla persa, adesso c'è il contropiede di 5 palmi in mezzo a 2, si butta dentro, in qualche modo controlla la sfera, palla persa da Nicolas 5 palmi. Cambio per Lumezzane, esce Rinaldi, fa il suo ingresso sul parquet per la prima volta questa sera Matteo Mora, che era Lumezzane anche lo scorso anno, come c'era anche René Caramatti. Ormai ha messo le tende il numero 24, visto che è il suo 6º anno a Lumezzane. Prova dalla lunga distanza Ricci, che sbaglia, ma in precedenza c'era un fallo commesso da Nicolas Cinquepalmi, se non ho visto male. Adesso c'è un cambio per Pugliese, esce proprio il numero 5,
fa il suo ingresso sul parquet Alberto Cappellari. Però prima bisogna asciugare proprio il pavimento del Palabasiglio, quando mancano 35 secondi e 2 decimi al termine del primo quarto. Si adopera il vice di coach pugliese Luca Carezzano. Oggi non ci sono i ragazzini del mini basket, quindi bisogna fare di necessità virtù. 35 secondi, 2 decimi. Palla nelle mani di Lumezzane con Rotundo. Adesso Arici aspetta il movimento di Fossati, viene servito Gandoi contro Bertoglio, adesso contro Cappellari, 8 secondi per andare al tiro, prova la penetrazione centrale, Mora riesce ad arrivare fino al ferro, però non trova il canestro. Ora Milano 3 può andare fino in fondo, 17 secondi, 11-8 per la formazione di casa. Cappellari a gestire il possesso, 10 secondi al termine del primo quarto. Vediamo se ci sarà l'uscita di qualcuno. Niccolò Tandoi per Bertoglio, 3 secondi, Bertoglio deve necessariamente forzare, tira sulla sirena Niccolò Tandoi. Nel corso del primo quarto Lumezzane ha fatto 4 falli, ovvero li ha fatti tutti sul numero 5, classe 1999. Dall'altra parte il miglior marcatore, se così si può definire, è Luca Rinaldi con 4 punti. Però bisogna sempre ricordare che i rossoblù ne hanno messi solamente 8 in 10 minuti. Vediamo se cambieranno le cose in questa ripresa. Tanto c'è il fallo di Niccolò Tandoi. Siamo contenti di poter rivedere sul parquet. È sicuramente una, tra virgolette, aggiunta importante per la formazione di pugliese in questa pool promozione. Aggiunta tra virgolette, nel senso che è sempre stato nel roster milanese, ma purtroppo per alcuni problemi fisici non ha sempre potuto dare il 100% alla causa, come oggi purtroppo non potrà dar nulla Peppe Giocondo, lo ricordiamo, non sarà della sfida. Fino a questo momento non si sta sentendo l'assenza del ragazzo siciliano. Vediamo se sarà così anche in futuro. Intanto bellissimo gancio anni 70, neanche 80, di Cappellari, però molto efficace perché sono 2 punti per lui. Rotundo contro Niccolò Tandoi, buona difesa di Tandoi, alza la parabola l'ex Gardone, ne segna 2. Naturalmente non è l'unica partita che si sta giocando in contemporanea, perché si gioca sia in pool promozione che in pool salvezza. Infatti Mortara, parlando di pool salvezza, sta vincendo 35-30 in casa della Blu Orobica Bergamo. Prevalle, questa invece pool promozione, è sopra 41-32 contro Nerviano. Cermenate sta stravincendo contro la Gilbertina Soresina 26-41. E poi infine al 20° Gardone è sotto 43-55 contro Busto Arsizio. Tutti i risultati che abbiamo detto sono al 20° appunto, a fine primo tempo. Adesso Matteo Mora prova a farsi largo in mezzo a 3 giocatori biancorossi, subisce fallo. Ci saranno 2 tiri liberi per il numero 16, al suo secondo anno a Lumezzane. Tira con il 61% a cronometro fermo in stagione il numero 16. Infatti sbaglia la prima conclusione. Vediamo se segnerà la seconda rimanendo così in media. È proprio così, 1 su 2 per Matteo Mora. Leggiamo anche i risultati di ieri per quanto riguarda la pool promozione. Importante vittoria di Gallarate contro Pizzighettone 76-68. Vittoria esterna di Saronno in casa di Romano di Lombardia 75-79. Ha vinto in trasferta anche Gazzada sul campo di Iseo 83-74. E infine c'è stata la larghissima vittoria della Corona Platina Piadena 95-74 a Malnate contro Valceresi Arcisate. Colombo dalla lunga distanza prova e segna la tripla il capitano di casa, 16-13 per Milano 3.
quando sono passati 2 minuti e 10 dall'inizio del secondo quarto. Prova la penetrazione, Tancredi, rotundo, viene quasi fermato perché in qualche modo il numero 5 arriva fino al ferro, trova anche i due punti. Molto bravo qua l'ex giocatore di Domodossola, Castellaneta, Ceglie, Formia, Campli e altri ancora. Sicuramente carriera molto importante per il classe 1991 che ha girato tutta l'Italia fino ad arrivare qui a Lumezzane. 18 a 15 adesso, dopo il canestro da sotto dello Sporting. Prova l'anticipo Colombo, vediamo se c'è la palla recuperata. Alberto Cappellari, scusate, prima era Andrea Cappellari che provava l'anticipo, non era Marco Colombo. Poi c'è stato un fallo del fratello Alberto, che adesso chiede scusa a Matteo Mora. Non sembra ben disposto. Anzi no, non è fallo, palla persa da Lumezzane. Quando mancano 7 minuti e 10 sul cronometro della partita, Alberto Cappellari, adesso è lui a gestire il possesso. Fatica a superare la metà campo il numero 18 di casa. Blocco di Fabio Bonora, che è entrato sul parquet per la prima volta questa sera. Eccolo qua Fabio Bonora, che ha spazio da 3 punti. Prova la conclusione, sbaglia. C'è il fallo di Andrea Cappellari. Primo fallo per il numero 2. Settimana scorsa nel post partita coach pugliese ha parlato anche di Fabio Bonora, ha detto è vero, è stata sicuramente una nota positiva, ha sicuramente dato energia alla nostra squadra, però ha segnato solo 4 punti da un giocatore che ormai ha 22 anni. Mi aspetto sicuramente qualcosa di più, mi aspetto almeno il doppio dei punti visto tutto il minutaggio che gli ho dato. Vediamo se quest'oggi riuscirà a fare come chiesto da coach pugliese. Nel frattempo c'è stato un fallo sul tiro da 3 punti abbastanza ingenuo di Alberto Cappellari su Tancredi rotundo. Adesso può tirare a cronometro fermo per pareggiare. Siamo sul 18 a 15, che diventa subito 18 a 16. Sbaglia il secondo, il numero 5 di Lumezzane. Finora partita sicuramente non emozionante. Ricordiamo che era finita 11 a 8 dopo i primi 10 minuti di gioco. Ora si sta vedendo qualche canestro in più. Soprattutto si stanno vedendo molti più errori in fase difensiva. Tante palle perse in maniera anche abbastanza banale. Molti più falli. Parlavamo di palle perse, eccone un'altra. Infrazione di passi commessa da Matteo Mora. Cambio per coach pugliese, anzi doppio cambio, perché escono Bonora e Bassani. No, esatto, escono Bonora e Marco Colombo, rientra Bassani insieme a Mike Iacono, che adesso ha il pallone tra le mani. Cappellari prova dalla lunga distanza, segna la tripla, si fa perdonare dopo il fallo sul tiro da 3 punti. Più 5, massimo vantaggio per Milano 3 quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Molenius, che è rientrato sul parquet, batte in penetrazione la difesa biancorossa, trova 2 punti, 21-18. Iacono, palla quasi persa dal numero 10, alla fine è definitivamente persa e recuperata da Rotundo. Adesso in contropiede Arici deve tirare da lunga distanza, sbaglia, c'è il rimbalzo di Cappellari, adesso la consegna al fratello Alberto. Dovrà sicuramente prendersi qualche responsabilità in più il numero 18, come se le dovrà prendere anche Nicola Tandoi, che adesso va fino in fondo, fino alla meta, ma non riesce a trovare il canestro. Ci saranno comunque 2 tiri liberi per lui. Cambio per coach Crotti, esce Arici, rientra il playmaker titolare della squadra, Daniele Ciaramella, classe 1998.
prodotto del settore giovanile di Padova, ex Offanengo e Crema in Serie B. Offanengo era in promozione, è un ragazzo molto giovane, in conseguenza ha avuto anche esperienza in categorie più basse, sicuramente la C-Gold è la sua categoria. 2 su 2 a cronometro fermo per Nicola Tandoi, nuovo più 5, adesso sono 4 i falli commessi da Milano 3, 2 soli invece da Lumezzane. Caramatti, anche lui tornato in campo, prova dalla lunga distanza, il pallone si sgonfia sul ferro e poi viene catturato dallo Sporting. Cappellari perde la sfera momentaneamente, Milano 3 si butta sul pallone, Nicola Tandoi la porta a casa. Tandoi contro Ciaramella, prova a portare il blocco Cappellari, Nicola Tandoi cerca la penetrazione, Mike Iacono 2 secondi sul cronometro, deve forzare Michael Iacono, pesca letteralmente il cappello dal, scusate, il coniglio dal cilindro. Bravissimo qua Mike Iacono, bravo e lucido anche Nicola Tandoi, visto che c'era un muro di fronte a sé, non poteva più tirare, ha deciso di scaricare fuori il pallone. Poi è arrivato il canestro del numero 10. Ha fatto molta, molta fatica nel corso del primo quarto Michael Iacono. Settimana scorsa invece aveva iniziato molto bene a pizzichettone, poi si è spento con il passare dei minuti. Vediamo se succederà il contrario quest'oggi. Sicuramente coach pugliese ha bisogno anche dei suoi punti, oltre che della sua visione di gioco e di conseguenza dei suoi assist. Vediamo se ci sarà spazio ancora per Nicolas Cinquepalmi in questa seconda frazione di gioco. Certamente il migliore dei suoi, con 7 punti realizzati, 4 rimbalzi strappati e 4 falli subiti. Valutazione certamente molto alta, per il momento non la sappiamo perché non c'è sul live stats della FIBA. Scusate, della FIP. Mora si occuperà lui della rimessa dopo il timeout. Più 7. Adesso è davvero il massimo vantaggio per Milano 3. Soprattutto può essere un vantaggio interessante in una partita a così basso punteggio. Caramatti contro Cappellari, adesso si va da Rotundo, buona difesa di Milano 3, Bassani, c'è la deviazione di un giocatore di Milano 3, abbastanza ingenuo qua Caramatti, perché la rimessa sarebbe stata dai rossoblù, invece ha deciso di tenere vivo il pallone e così di perderlo. Prova la pressione a tutto campo Ciaramella contro Cappellari, la passa per il fratello Andrea, Mike Iacono, 10 secondi per andare al tiro, Michael Iacono schiacciato per Andrea Cappellari, aspetta il movimento del fratello, Alberto viene servito, tira un libero in pratica, questa volta non sbaglia, 5 punti a segno per il numero 18, si alza in piedi tutta la panchina di casa, più 9, 3 possessi pieni di vantaggio, va sul cubo di cambi Gandoi e Nicolas Cinquepalmi dall'altra parte, che avrà il compito di limitare l'italo-argentino. Buona circolazione della palla di Lumezzane, adesso Rotundo perde sul palleggio la sfera, bravissimo a difendere Nicola Bertoglio, fino a questo momento la difesa dei biancorossi sta facendo tutta la differenza del mondo. Cambio per coach Alessandro Crotti, esce proprio Tancredi Rotundo, rientra Martin Miguel Gandoi, dall'altra parte esce Alberto Cappellari, più che positivo. Ed è invece rientrato Cinquepalmi, come detto in precedenza. Iacono contro Molenius, tira dalla lunga distanza il numero 10, la palla termina solo sul secondo ferro, rimbalzo di Gandoi che può dare anche chili sugli esterni, qua rischia di commettere fallo in attacco Ciaramella, voleva lo sfondamento Michael Iacono, che è ancora a terra, si sta lamentando con gli arbitri. Nulla di fatto, semplice rimessa da fondo campo per la formazione ospite, rimessa che verrà eseguita da René Caramatti. Quando siamo sul 27-18, adesso si può giocare. Caramatti, serie di blocchi, esce Molenius, viene però servito Ciaramella contro Michael Iacono,
René Caramatti, bel passaggio sotto per il numero 16 Matteo Mora, che subisce una botta alla schiena da 5 palmi. Botta alla schiena che significa fallo. Nel frattempo però aveva segnato anche il canestro numero 16. Ci sarà il tiro libero aggiuntivo per Matteo Mora. Sbaglia però dalla linea della carità Mora. 27-20, 3 minuti e 10 da giocare nel corso di questo secondo quarto. Bertoglio contro Caramatti, aspetta il movimento di un compagno, molto fermo l'attacco di Milano 3. Bassani, spalle canestro, 5 secondi, prova Mike Iacono, deve forzare contro Gandoi, questa volta il tiro sulla sirena o quasi non entra. Caramatti prova in contropiede, schiacciato per Ciaramella, vede un'autostrada, ci si butta dentro, ottima però la difesa di Bertoglio. C'è un fallo commesso da un giocatore di Milano 3, potrebbe essere proprio il numero 1. Non è così, perché Andrea Cappellari, se non ho visto male, eh sì, è proprio Andrea Cappellari, secondo fallo per lui. Saranno liberi per il numero 8 ospite. Fino a questo momento è a 0 punti realizzati, non ha mai neanche tirato. Vediamo se riesce a sbloccarsi. A cronometro fermo, per il momento è così, 1 su 1 dalla lunetta per lui. 27-21, meno 6. 4-0 di parziale aperto per Lumezzane. Vediamo se riuscirà a chiuderlo immediatamente la formazione di Basilio. Iacono contro Molenius, vediamo se sfrutterà il mismatch. Cappellari con Rinaldi, molto bravo qua Andrea Cappellari, bravo ed esperto, perché sa di giocare contro un ragazzo molto più energico di lui. Decide di batterlo con l'esperienza. Bertoglio da fondo campo per 5 palmi contro Gandoi, prova la penetrazione, il numero 5 non trova il fallo, bensì trova il canestro, che è sicuramente meglio, perché vuol dire due punti assicurati. Prova la penetrazione Ciaramella sotto per Rinaldi, cade a terra praticamente mezza formazione di Milano 3 e Rinaldi non può far altro che trovare il canestro. Bertoglio per Cappellari, apre il palleggio il numero 2 contro Rinaldi, 5 palmi contro Gandoi. Adesso c'è il cambio, Rinaldi, palla cercata nell'angolo per Mike Iacono, c'è però la deviazione di René Caramatti. Adesso ci sarà una rimessa nei pressi della panchina di coach pugliese con 7 secondi sul cronometro di 24. 5 palmi contro Gandoi, ancora Nicolas 5 palmi, prova la conclusione, il pallone termina sul ferro, poi nelle mani di Bassani, scarica fuori per Mike Iacono, infrazione di passi inesistente, diciamolo pure, perché non è mai infrazione di passi questa di Mike Iacono. Gli arbitri però hanno visto così e, come sempre succede, gli arbitri hanno sempre comunque ragione. 110 secondi al termine del primo tempo, 29-24 per Milano 3. Pronto a tornare sul parquet Marco Colombo. Ciaramella contro Mike Iacono, Gandoi, spalle canestro con Bertoglio, buona difesa del numero 1, adesso però va a commettere fallo, anzi no, infrazione di passi di Martin Miguel Gandoi. Altra palla persa da Lumezzane, iniziano ad essere davvero molte, sono 9 attualmente. Due 9 e due 4. Bertoglio per Bassani, blocco di Mike Iacono, 5 palmi. Marco Colombo aspetta il movimento di un compagno, non si muove nessuno, tira da lunga distanza Marco Colombo, sa di aver sbagliato, lotta a rimbalzo e ne porta a casa un altro. Grande reattività e rapidità del capitano milanese. Adesso lo Sporting ha un altro possesso in attacco con 11 secondi sul cronometro. Colombo per 5 palmi, prova subito a penetrare, c'è infrazione di passi. Non secondo coach pugliese, sinceramente in questo caso non ho visto. Va a lamentarsi anche capitan Colombo.
era sicuramente un movimento atipico, quello del classe 1999. Adesso sembra tutto a posto. Ciaramella a gestire il possesso per Lumezzane, 70 secondi in questo primo tempo. Gandoi contro Bertoglio, adesso c'è il movimento di Molenius che tira dalla lunga distanza, canestro di Marcus Molenius, secondo canestro dal campo. Sono solamente 5 punti realizzati dal finlandese, ci si aspetta molto di più da un giocatore del suo calibro. Marco Colombo proprio contro Molenius prova a batterlo in penetrazione, alza la parabola, circus shot di Colombo, 3-1-2-7. Gandoi prova ad alzare i ritmi contro Bertoglio, cerca di tenerlo in qualche modo, il numero 1 non ce la fa perché commette il fallo, dovrebbe essere anche canestro buono. Adesso coach pugliese chiede a Bertoglio di essere più intenso, ovvero se non riesce a fermarlo fai un fallo che non gli permetta di andare a tirare. Segna anche il tiro libero allegato, meno 1, 31-30, divorato il vantaggio accumulato da Milano 3. Qua ha rischiato tantissimo Nicolas Cinque Palmi con questa rimessa da fondo campo, si tocca il viso René Caramatti per un colpo di Nicolas Cinque Palmi. Sicuramente non era voluto il contatto con il classe 1999, che ormai lo conosciamo benissimo, gioca di intensità sempre ai limiti del fallo, a volte gli va bene, a volte gli va male. In questo caso però non ci ho visto cattiveria, sinceramente. Stava andando in contropiede per farsi spazio, ha cercato di prendere posizione, poteva starci il fallo, però nulla di più. 3-1-3-0, 30 secondi al termine del secondo quarto. Pugliese si lamenta con il tavolo, coach Crotti si lamenta con gli arbitri perché invece voleva fallo. Possesso resta nelle mani di Milano 3 con 18 secondi su cronometro 24. Bertoglio contro Caramatti, blocco di Bassani, ancora Bertoglio per Colombo con un po' di spazio da 3 punti, sbaglia la conclusione il capitano milanese, c'è un fallo credo di Luca Rinaldi, proprio così, fallo del 21 ospite. Quarto fallo di squadra per Lumezzane, quindi semplice rimessa da fondo campo. Cambio per Pugliese, toglie Cinque Palmi, rimette Niccolò Tandoi. Discrepanza di 3 secondi tra il cronometro di 24 e quello della partita. Non sono 24 secondi, bensì 14. 17-7 da giocare, la butta addosso a Caramatti. Niccolò Tandoi, non si era mosso nessuno su questa rimessa da fondo campo. Eppure viene sgridato Nicola Tandoi da coach pugliese. Vediamo, ancora 14 secondi, 17.2, Bassani, Colombo, pugliese urla è lunga e ha ragione. 8 secondi per andare al tiro, Marco Colombo contro Marcus Molenius, sicuramente più veloce di lui, prova la penetrazione, il pallone termina sul primo ferro. Caramatti tira da oltre metà campo. Finisce qua la seconda frazione di gioco, 31-30 in favore dello Sporting Milano 3 Basiglio, punteggio molto molto basso. Basiglio ha toccato anche il più 7, non è riuscita a mantempo più vivo, quantomeno è un augurio perché il primo è stato quasi soporifero. Marco Colombo a gestire il primo possesso di questa ripresa. Colombo contro Molenius, palla per Bassani. Iacono contro il numero 8, ancora Mike Iacono con Rinaldi. Bassani, spalle canestro, 2 secondi, deve forzare Andrea Bassani, sbaglia la conclusione, si allacciano Molenius e Cinque Palmi. Bella circolazione di palla di Lumezzane che termina con il canestro di Rinaldi. Torna in vantaggio la formazione ospite dopo tantissimi minuti. Ricordiamo che Milano 3 è arrivata anche fino al più 9, dopodiché
punto dopo punto, azione dopo azione. Lumezzane è rientrata in partita, 5 palmi dalla lunga distanza, canestro da 3 punti del classe 1999 dopo l'assist bellissimo di Capitan Colombo. Nuovo vantaggio milanese, più 2, 3-4, 3-2. Caramatti, blocco forse falloso di Rinaldi, gli arbitri non hanno fischiato nulla, era sicuramente molto intenso. Gandoi per Luca Rinaldi, consegnato per Caramatti, fallo in attacco di Marcus Molenius. Non è arrivato prima il fallo in attacco del finlandese, è arrivato in questo istante. 3-4, 3-2, 8 e 43 da giocare nel corso del terzo quarto. Colombo adesso è lui praticamente il playmaker della formazione di casa, nonostante la presenza sul parquet di Mike Iacono, che adesso va a portare blocco con Molenius d'esperienza. Subisce anche il fallo Michael Iacono, secondo in praticamente due azioni, una offensiva e una difensiva del numero 4. Colombo contro Molenius, sempre Marco Colombo, prova il tiro quasi sulla sirena, sempre primo ferro, rimbalzo catturato da Luca Rinaldi, adesso si va da Ciaramella, starting five per Crotti in questo inizio di secondo tempo. Gandoi sulla linea di fondo per Rinaldi, alza la parabola, il pallone termina e scusate, balla sul ferro ma poi non entra, 5 palmi, rischia l'accompagnata. Iacono contro Gandoi, Colombo per Bassani, buona difesa di Luca Rinaldi, granitico il numero 21, tripla sbagliata da Bertoglio, rimbalzo di Bassani, Mike Iacono con spazio da 3 punti, questa volta la triple A, segno, prova a strappare nuovamente, Milano 3 più 5, 3-7, 3-2, due triple consecutive dopo quella di Nicolas, 5 palmi, Caramatti per Ciaramella. Molenius, Caramatti ancora il numero 24, tira dalla lunga distanza Luca Rinaldi, solo primo ferro, vediamo chi vince la lotta a rimbalzo, è Ciaramella, fuori Gandoi, finta il tiro da 3 punti, poi decide di penetrare, alza la parabola, sbaglia, l'ultimo tocco è proprio di Martin Miguel Gandoi, ex Tomas de Rocamora, 13 punti, 5,5 assist e 5,3 rimbalzi a partita. Finora sta facendo veramente molto molto bene. Iacono per Bassani, ancora il numero 12, canestro di Andrea Bassani, sta mancando anche lui, questo è il primo canestro dell'ex Olginate, dovrà sicuramente dare un apporto superiore. Gandoi contro Bertoglio, prova la penetrazione, Gandoi alza la parabola, canestro del numero 10, sempre meno 5, 6 e mezzo da giocare in questo terzo quarto. Marco Colombo chiama lo schema corna, contro di lui c'è Marcus Molenius, ancora il capitano si prende la conclusione solitaria, rimbalzo offensivo di Bassani che si è ufficialmente sbloccato, più 7, 4-1, 3-4, va sul cubo dei cambi Massimiliano Fossati. Ciaramella per Caramatti, blocco di Rinaldi, tira dalla media lunga distanza il numero 24, era un long two per Caramatti, la conclusione però è terminata sul ferro, prova da 3 punti, 5 palmi, sbaglia, c'è il rimbalzo offensivo e il fallo di Marcus Molenius. Non vi possiamo ripetere quello che gli ha detto Crotti, che questo è il quarto fallo del lungo finlandese, tra l'altro ne ha commessi 3 in meno di 4 minuti di gioco, tira dalla lunga distanza Mike Iacono che guarda la sua curva e fa sì con la testa, più 10, massimo vantaggio della gara per Milano 3, 44-34, 5 e mezza da giocare ancora in questo terzo quarto. Caramatti contro Bassani, palla per Fossati, prova la penetrazione il numero 1, vede Caramatti, tira dalla lunga distanza e segna da 3 punti, si sblocca anche René Caramatti, prima tripla mandata a bersaglio,
Iacono contro Rinaldi, prova la penetrazione, palla nell'angolo, Colombo fa saltare Gandoi, infrazione di passi. Al massimo aveva pestato la linea, se proprio bisognava fischiare qualcosa, anche se non sono sicuro nemmeno di questa cosa. Sta di fatto che palla persa da Milano 3, quando in vantaggio di 7 punti e quando siamo esattamente al giro di boa di questa terza frazione di gioco, gli arbitri vanno a parlare. C'è stato un fallo tecnico a questo punto, credo. Me lo sono perso però. Sicuramente è fallo tecnico, perché c'è René Calamatti in lunetta. Sbaglia il libero, il numero 24. Adesso si riprenderà con una rimessa in zona difensiva per i rossoblù. Ciaramella, tre falli commessi. C'è qualcosa che non quadra però, perché sono tre i falli commessi in mezzane, zero quelli da Milano 3, però hanno tirato un libero, quindi non può essere nemmeno fallo tecnico, o c'è, o anche al tavolo non se ne sono accorti. Colombo sulla linea di fondo in qualche modo riesce a passare il pallone a Bertoglio, prova la penetrazione, l'ex Cislago subisce fallo e ci saranno due tiri liberi per lui, quarto fallo di squadra in questo terzo quarto di Lumezzane. Naturalmente ...4-4-3-9 per lo Sporting, diventa 4-5-3-9 con il libero realizzato dal numero 1, l'ultimo arrivato in casa Milano 3. Sbaglia il secondo, cattura rimbalzo Bassani, fuori per Iacono che tira subito da lunga distanza, si sente caldo, pallone prima termina sul ferro e poi sulla parte alta del tabellone, rimbalzo di Lumezzane che è già di là con Caramatti contro Mike Iacono, buona difesa di Iacono con Caramatti. Poi esagera il playmaker di casa e commette il fallo, primo di Milano 3 in questo terzo quarto. Sempre in vantaggio di due possessi pieni, era pronto Carezzano per asciugare il parquet. Adesso gli arbitri gli danno l'ok, può entrare in campo e asciugare la chiazza di sudore. Si riprenderà con una rimessa laterale in zona d'attacco per Lumezzane. Adesso Gandoi contro Bassani, prova la penetrazione, il numero 10, c'è il fallo di Bassani e il canestro realizzato dall'italo argentino. Ci sarà anche il tiro libero supplementare. Due punti che possono diventare tre, ma soprattutto che possono dare tanta energia mentale a Lumezzane. 4-5-4-2 quando manca poco più di 4 minuti al suono della terza sirena. Lumezzane che prova a difendere a tutto campo. 5 palmi per Iacono, ancora Nicolas 5 palmi dalla lunga distanza, questa volta il tiro è molto corto, Bertoglio cerca di tenere vivo il pallone, non ci riesce. Timeout chiamato da coach pugliese, abbastanza necessario visto che la sua formazione sta facendo fatica a trovare la via del canestro. Siamo sul 14-12 in questo quarto. 4-5-4-2 quando mancano 4 minuti al suono della terza sirena, appunto, il miglior marcatore è Nicolas 5 palmi, 15 punti per lui, 5 su 10 dal campo per il momento per il numero 5. Subito dietro troviamo Marco Colombo, quota 9. Dall'altra parte non c'è nemmeno un giocatore in doppia cifra, ci va vicinissimo Martin Miguel Gandoi, però al momento è a quota 9 anche lui, 4 su 8 dal campo, 4 su 7 da 2, 0 su 1 da 3, 1 su 1 a cronometro fermo. Ci sono anche 4 rimbalzi
per il numero 10, ma anche 3 palle perse, che è sicuramente un dato significativo perché è quello più alto di un singolo giocatore della partita fino a questo momento. Vediamo se riuscirà a cambiare il trend in questi ultimi 14 minuti di gioco. Proprio Martin Miguel Gandoi, che adesso ha il pallone, si butta dentro, non trova il fondo della retina, rimbalzo catturato da Milano 3, Colombo ribaltallato per Bertoglio, tiene vivo il pallone, fallo commesso da Gandoi su Nicolas Cinque Palmi. Fino a questo momento, oltre ai numeri, Cinque Palmi sta facendo cose importanti che non vanno a referto, sono davvero evidenti, specialmente la difesa sull'argentino è davvero di altissima qualità. Sbaglia però il tiro libero Cinque Palmi. Adesso chiede il cambio coach pugliese. Dopo questo libero entrerà Cappellari, risponde Crotti con Mora, 1-2 a cronometro fermo, esce, vediamo chi, forse proprio Cinque Palmi, no, è il capitano Marco Colombo, alza il quintetto pugliese per questi ultimi 3 minuti e 40. Dall'altra parte esce un lungo, entra un lungo, esce Rinaldi, entra Mora, pugnolato chiamato da Ciaramella, che fino a questo momento sta veramente facendo pochissimo per la Virtus. Fossati, Caramatti continua a cambiare, Milano 3 prova la penetrazione, René Caramatti di puro talento, 2 punti importanti perché riportano i suoi a meno 2, 4-6, 4-4, 3-18 da giocare in questo terzo quarto. Iacono contro Mora, 12 secondi sul cronometro, 24, finta la penetrazione, 5 palmi, poi si arresta dalla linea della carità. Stasera veramente è infermabile Nicolas Cinque Palmi, sono 18 i punti per lui fino a questo momento. Gandoi aspetta il movimento di Caramatti, viene servito in questo istante, contro di lui c'è Bertoglio, blocco di Mora, si va da Fossati, perde però il pallone Matteo Mora. Certo che passare la sfera a un lungo mentre sta correndo, mentre sta tagliando, è una cosa da non fare mai, soprattutto se sei sotto. Cambio per Pugliese e per Crotti, sono usciti Ciaramella per Lumezzane e Bertoglio per Milano 3. Sono rientrati Arici e Nicola Tandoi, prova la penetrazione Nicolas Cinque Palmi, che quest'oggi ha giocato veramente in qualsiasi posizione, dal 2 al 4. Ci manca solo che faccia il playmaker o il 5, anche se forse questi ruoli non può proprio farli. Adesso probabilmente sta giocando nel ruolo di ala piccola con Nicola Tandoi in guardia, anche se nel basket moderno queste cose veramente poco cambiano. Ci sono comunque 2 tiri liberi per lui. Manda a bersaglio il primo, sono 19 i punti di Nicolas Cinque Palmi, che sta facendo il Peppe Giocondo, possiamo dirlo. 20 su 50 sono numeri da Giocondo. 2 e mezzo ancora da giocare in questa terza frazione di gioco. Fossati aspetta Caramatti, viene servito in questo istante, serie di spinte più che di blocchi, Caramatti, Mora sbaglia la conclusione, Tandoi. Naturalmente adesso Milano 3 non ha fretta, Bassani consegnato adesso per Mike Iacono, si butta dentro, prova la conclusione, sbaglia il rimbalzo, è catturato, anzi no, da Lumezzane. Tandoi dalla lunga distanza prova e segna la tripla, esulta coach pugliese, esulta la panchina di casa, esulta il pubblico di casa, perché adesso Milano 3 nuovamente a più 9, 3 possessi piedi di vantaggio, 5-3-4-4, 100 secondi a giocare in questo terzo periodo. Gandoi contro Cinque Palmi, c'è il fallo del classe 1999, si accusa del fallo, ci saranno 2 tiri liberi per l'italo argentino, che ha preso anche una vecchia, si lamenta con Nicolas Cinque Palmi, anzi no, non sono liberi, sarà semplice rimessa da fondo campo perché giustamente non era azione di tiro e Milano 3 non è ancora in bonus. Gandoi aspetta l'uscita di Arici, viene servito in questo istante, Gandoi contro Bertoglio, ancora l'italo argentino, ribaltallato, Caramatti è da solo, tira da lunga distanza, difende anche Nicolas anche Sandro Pugliese, che praticamente fa trash talking
a René Caramatti. Alla fine funziona perché ha sbagliato. Bassani in mezzo a tre, cerca un layup, però il tiro è corto. Prova Ricin, contropiede, alza la parabola, canestro delle classe 1999. Un minuto al termine del terzo quarto, 5-3-4-6. Mike Iacono, adesso Lumezzane deve difendere. Iacono per Tandoi. Ancora Nicola Tandoi sulla linea di fondo. Pesta la linea di fondo. Palla persa da Milano 3. Recuperata da Lumezzane. L'abbiamo detto, doveva difendere. Lumezzane adesso ci è riuscita. Palla persa dalla squadra di casa. Arici per Caramatti. Bertoglio. Ancora René Caramatti solo. Matteo Mora tira dalla media distanza. È praticamente un libero. Non lo sbaglia il numero 16. 5-3-4-8. 30 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto. Mike Iacono porta al blocco Bassani. Almeno fa finta. Iacono contro Mora. Adesso si va sotto da Bassani, che ha vita facile tra Caramatti e Ricci. Sicuramente non è l'accoppiamento migliore. Ringrazia Bassani e ne mette altri due. 5-5-4-8, 8 secondi per andare al tiro. Arici, show difensivo molto forte di Cappellari. Sa di poter spendere un fallo. Intelligente qua il classe 1983, il più grande dei due fratelli Bassani, scusate, dei due fratelli Cappellari. Rotundo è tornato sul parquet, prova l'anticipo Tandoi, non ci riesce, tira dalla lunga distanza Ricci, canestro realizzato e partita riaperta. 5 punti in fila di Andrea Ricci. E adesso per questi ultimi 10 minuti di gioco, Milano 3 con i due fratelli Cappellari, Colombo, Bertoglio e Nicola Tandoi. Dall'altra parte Rotundo, René Caramatti, Mora, lo stesso Arici e infine il numero 1 Massimiliano Fossati. Arici per Fossati, adesso servito Caramatti, siamo ancora fuori dall'area contro Colombo. Caramatti prova a tirargli in faccia, il pallone scheggia malapena il primo ferro. Caramatti vuole il fallo, non è così secondo gli arbitri. Colombo gli dice guarda che io non ti ho fatto nulla. Palla recuperata così da Milano 3. 5-5-5-1. Alberto Cappellari adesso a gestire il possesso, va da Marco Colombo, il capitano di casa, contro Fossati. Andrea Cappellari per Alberto. Tandoi prova la penetrazione, rischia di perdere la sfera. 5 secondi, Colombo fa saltare l'avversario. Ancora Marco Colombo tira dalla lunga distanza, sbaglia il 14 biancorosso. Rimbalzo di Arici, che si è letteralmente svegliato dopo praticamente tre quarti sonnolenti. Arici sotto per Mora contro Andrea Cappellari. Gran movimento sul piede perno e meno due. Tandoi per Marco Colombo, si va da Andrea Cappellari. Fallo in attacco dell'ex Cislago. Molto evidente il fallo del numero 2. Adesso Lumezzane ha la possibilità di ritornare in vantaggio. Continuano a giocare a ping pong le due squadre. Lo Sporting va in vantaggio di 5-7-9 punti. Poi in qualche modo Lumezzane torna sempre a contatto. Vediamo se sarà così anche nel quarto quarto. Caramatti prova a liberarsi in mezzo a 14, non sono 4. Palla persa inizialmente da Lumezzane, adesso è definitivamente perché c'è il fallo di Matteo Mora. Primo fallo della sua partita ed è il quarto di Lumezzane. Esce Caramatti, entra il numero 6 Luca Borghetti. L'anno scorso aveva fatto vedere ottime cose. Vediamo come si comporterà nel tempo a disposizione questa sera. Blocco di Colombo, Mike Iacono, 8 secondi per andare al tiro. Iacono prova la penetrazione. Eccolo qua ancora il numero 10 contro Fossati. Lo fa saltare due volte Michael Iacono, sbaglia però la conclusione. Il play di casa, rimbalzo di Tancredi Rotundo.
Palla per Luca Borghetti che prova la penetrazione, alza la parabola, sbaglia la conclusione, lotta, rimbalzo, c'è un fallo, credo, di Andrea Cappellari. Fallo del numero 1 Massimiliano Fossati, quindi è subito da Milano 3 e commesso da Lumezzane. Cambio per lo Sporting. Ah no, fallo di Bertoglio, perdonatemi. Di conseguenza il possesso resta nelle mani di Lumezzane. Ho visto il numero 1, credevo fosse fallo di Fossati. Rotundo per Arici, prova la conclusione, sbaglia però il numero 12. Ancora Arici, dopo il rimbalzo offensivo catturato da Lumezzane, si dispera coach pugliese, che voleva provare ad attaccare almeno dopo questo errore. Arici va in penetrazione, subisce il fallo, va vicino al gioco da tre punti, saranno solamente due liberi per lui, però è un bel accontentarsi comunque. Segna il primo tiro libero in classe 1999, sta tirando con l'80% in stagione, infatti fa 2 su 2. Pareggio quota 55 quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine della gara. Colombo contro Fossati, adesso ancora il capitano contro Mora. Bertoglio, 10 secondi per andare al tiro, palla nelle mani di Alberto Cappellari. Bassani, spalle canestro con Fossati, c'è un mismatch a suo favore. Questo però non è un canestro da centro puro, è un canestro da esterno. L'importante però è buttarla in fondo alla retina, e c'è riuscito il numero 12 ex Olginate. Borghetti prova dalla media distanza, long two per il 2000, che ripeto, l'anno scorso comunque ha fatto qualche presenza in Serie A 2 ad Orzi Nuovi. Stiamo parlando di un ragazzino che però ha sicuramente un futuro importante di fronte a sé. Finta il tiro dalla lunga distanza, prova la penetrazione Marco Colombo. Colombo non è più un ragazzino, ma il talento non gli manca, e adesso coach pugliese chiede la difesa. Rotundo per Fossati, consegnato nelle mani proprio di Luca Borghetti. Adesso Lumezzane prova a cavalcare il proprio numero 6, tira dalla lunga distanza, sbaglia, rimbalzo di Michael Iacono. 5-9, 5-7, 6 minuti e 10 da giocare. Alberto Cappellari contro Rotundo, fallo in attacco di Colombo a palla lontana, si lamenta il capitano col numero 14. Cambio per Pugliese, entra 5 palmi, esce Alberto Cappellari. Andiamo a vedere la situazione falli, sono 3 di 5 palmi, 3 di Andrea Cappellari, 3 di Bertoglio e 3 di Alberto Cappellari. Dall'altra parte invece ce ne sono 4 di Marcus Molenius, 3 di Massimiliano Fossati, gli altri invece sono massimo a quota 2. Quindi a parte Molenius può dirsi tranquillo coach Alessandro Crotti. Arici sbaglia la conclusione, rimbalzo offensivo di Fossati che trova subito Luca Borghetti, prova la penetrazione, gran passaggio di Borghetti per Fossati, altri 2 punti, si è fatto male Nicolas 5 palmi. Davvero grande esecuzione del numero 6 ospite, che ha trovato il taglio del compagno. Può continuare a giocare Nicolas 5 palmi. Adesso su di lui c'è Rotundo. Bertoglio perde la sfera, Borghetti va in contropiede. Bertoglio, vediamo se va a stopparlo. Non è così. Si è giocato il jolly qua. Coach Crotti fino a questo momento sta vincendo la partita, dato che è sopra di 2 punti. 5-9-6-1, decisivo in tutti i sensi Luca Borghetti. Fabio Bonora prova la penetrazione sulla linea di fondo. Iacono per Bassani, cerca di farsi largo il numero 12, non trova il fondo della retina, ma ci sono comunque 2 tiri liberi per lui. Coach pugliese si lamenta con Mike Iacono,
perché non vuole che sia Bertoglio a portare il pallone, almeno nella fase iniziale dell'azione, anche perché poi possono succedere queste cose qua. Bassani sbaglia il libero. Uno su due a cronometro fermo per l'ex Olginate. 6-0-6-1. Adesso Lumezzane è in vantaggio e può arrotondare. Borghetti per Rotundo. Cerca il recupero Bonora. Ancora 10 secondi per andare al tiro. Rotundo ha un po' di spazio dinanzi a sé. È molto corto il suo tiro. Solo primo ferro. Rimbalzo di Bonora per Mike Iacono, che si deve accendere per permettere ai suoi di vincere la gara. Bonora, Iacono, ancora Mike Iacono apre il palleggio in questo istante. 10 secondi per andare al tiro, molto fermo l'attacco di Milano 3. Bonora per Bassani con Arici, vediamo cosa si inventa Bassani. Subisce il fallo qua, ha portato a casa veramente il massimo il numero 12 di coach pugliese. Ci saranno due tiri liberi per Bassani, visto che stava provando a tirare mentre il giocatore di Lumezzane ha commesso fallo. Segna il libero, 61 pari, 4 e 33 ancora da giocare in questo quarto quarto. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Fabio Bonora che cade male, non si fa nulla per fortuna. Mora lo tira in piedi, c'è un time out in campo quando siamo sul 61 pari. Approfittiamo per questo, di questo time out per andare a vedere come sono finite le altre partite. Time out chiaramente chiamato da Lumezzane, adesso vuole provare a fare risultato in trasferta, non sarà semplice. C'è stata la vittoria di 3 punti, 73-70, di Mortara in casa della Blu Orobica Bergamo. Ha vinto Prevalle 82-72 contro Nerviano. In qualche modo ha vinto anche la Virtus Cermenate 82-80 contro la Gilbertina Soresina. E infine c'è stata la vittoria esterna dell'Hidroterm Busto Arsizio 87-75 contro Gardone. Qui a Basilio invece siamo sul 61 pari. Milano 3 già sul parquet, Lumezzane invece ancora in panchina. Adesso piano piano stanno rientrando in campo i giocatori di coach Alessandro Crotti. Si fa sentire il pubblico arrivato direttamente da Lumezzane qui a Milano 3. Non sono tantissimi, però sono sicuramente rumorosi. Rotundo per Borghetti, ancora il numero 6, finta tiro da 3 punti, prova, poi prova la penetrazione. Luca Borghetti con Bassani, altro canestro di Borghetti. Adesso la domanda è abbastanza semplice: perché l'ha tenuto così tanto in panchina? Glielo chiederemo dopo nel post partita a coach Crotti. Bertoglio rischia di perdere la palla, in qualche modo controlla il perno. Iacono, finta al tiro, prova la penetrazione. Mike Iacono, canestro di puro talento del numero 10. Fischiano gli arbitri perché il pallone si è allontanato. Cambio per Pugliese, esce Bertoglio, rientra Marco Colombo quando mancano 3.55 al termine della partita. Rotundo chiama lo schema, esce Borghetti, gioco a due con Rotundo. Mora per Borghetti, adesso ripeto, prova a cavalcare il numero 6. Salta un metro e mezzo Massimiliano Fossati, prova poi va a commettere fallo. Quarto per il numero 1 rossoblu. Sono 4 anche i falli di squadra commessi da Lumezzane. 6-3, 6-3, 3:40 ancora da giocare. Marco Colombo a gestire la sfera contro Luca Borghetti, vediamo se proverà a batterlo. Blocco di Bassani, fallo commesso da Borghetti.
nel tentativo di recuperare il pallone. E adesso ci sono due tiri liberi per Colombo, oltre che il rimprovero di coach Crotti nei confronti di Luca Borghetti. Siamo a quota 4, gli ha detto non cercare di recuperare il pallone, stai lì e cerchiamo di difendere sui 24 secondi, soprattutto non far fallo su uno come Marco Colombo, che in queste situazioni fa sempre 2 su 2, 6-5, 6-3. Rotundo contro Mike Iacono, chiama lo schema il numero 5, ex Cardone, prova la penetrazione, palla nelle mani di Matteo Mora, buona difesa di Bassani che porta a casa anche il rimbalzo. Mike Iacono è lui a gestire il possesso, chiama calma. Mike Iacono rischia di perdere il pallone, viene il taglio di 5 palmi che ne appoggia altri due ed esulta come se avesse vinto la partita. Nicolas, 5 palmi più 4, 6-7, 6-3. Prova dalla lunga distanza Borghetti, ancora lui, 6-7, 6-6. Ma che partita sta facendo Luca Borghetti, è in campo da poco più di 7 minuti ma è lui Lumezzane in questo quarto quarto. Iacono per Bonora, prova la penetrazione il numero 43 che subisce il fallo, ci saranno altri due tiri liberi. Si lamenta Luca Borghetti perché non voleva certamente commettere fallo. Sono 22 punti di Nicolas 5 palmi, ma ce ne sono già 9 di Luca Borghetti. 9 in 7 minuti e mezzo. Ripeto, dopo chiederemo a coach Crotti perché non l'ha messo prima. Certo, è facile parlare dopo, però vedendo il Ciaramella di oggi io me lo sarei giocato un po' prima Luca Borghetti, anche perché è un ragazzo che ha talento e che in questa categoria ci sta tranquillamente. 2 su 2 a cronometro fermo, 1 su 2 scusate a cronometro fermo per Fabio Bonora. Più 2, 6-8, 6-6. Ancora Borghetti prova la penetrazione, questa volta perde momentaneamente la sfera, in qualche modo prova a tenerla viva. Piede di Borghetti che ha esagerato con i palleggi. Cambio per Crotti, rientra Gandoi, esce Tancredi Rotundo. 2-13 in quella che è l'ultima partita di questa seconda giornata di seconda fase. Bisogna asciugare il parquet. Ha fatto uno scatto Nicolas 5 palmi come se fossimo al primo minuto, solo che ne ha giocati 24. 5 palmi dovrebbe essere stanchissimo. È vero che ha 20 anni, però giocare a questi ritmi non è mai facile. Adesso ne fa un altro perché deve fare la rimessa, o quantomeno deve stare in zona. 5 palmi, porta lui il pallone, supera la metà campo in questo istante. Colombo contro Borghetti, blocco di Bassani, vede il taglio di 5 palmi servito, tira stoppato in qualche modo, però il pallone termina nelle mani di Bassani, c'è Colombo libero, non lo vede l'ex Olginate. Ci saranno comunque due tiri liberi per lui. Sta tirando con il 72% a cronometro fermo Andrea Bassani questa stagione. C'è da dire che questa sera non ha fatto benissimo perché 2 su 4 dalla lunetta. Sbaglia anche questo. 114 secondi al termine della gara. 0 su 2 a cronometro fermo, ma c'è il rimbalzo di Fabio Bonora che è sicuramente più importante. Bonora per Bassani, Mike Iacono in transizione da 3 punti, primo ferro, secondo ferro, poi il pallone esce, rimbalzo di Lumezzane che adesso può anche tornare in vantaggio. Gandoi per Caramatti, ancora l'italo argentino, si passa da Matteo Mora, consegnato per René Caramatti, vediamo se sarà lui a prendersi questa conclusione. 5 secondi per andare al tiro, Caramatti schiacciato per Rinaldi, schiacciato per Matteo Mora, sbaglia
quasi un rigore a porta vuota, il numero 16 di Umezzane. Adesso la Virtus deve difendere, non deve prendere canestro, altrimenti si farebbe davvero complicata. Iacono contro Borghetti, prova anche a sfruttare il bonus, Mike Iacono, palla nelle mani di Fabio Bonora. Iacono contro Rinaldi, lo fa saltare, tira da cadendo all'indietro, sbaglia, rimbalzo di Mora che prova il contropiede 2 contro 2. René Caramatti contro 5 palmi, buona difesa del classico 1999. Gandoi dalla lunga distanza, solo Ferro, rimbalzo di Bonora. Adesso Seminano 3 segna anche da 2 punti, a mezzo passo verso la vittoria. Però bisogna segnare e non è così scontato, soprattutto in questa partita. Marco Colombo con Gandoi, Colombo con Rinaldi, Marco Colombo tira dalla media distanza, corto rimbalzo di Bonora che strappa il terzo in fila, due offensivi, uno difensivo. Iacono, 7 secondi contro Borghetti, Iacono da 3 punti, gli tira in faccia, sbaglia, rimbalzo ancora di Fabio Bonora che è letteralmente ovunque in questi ultimi possessi. Fallo subito da Nicolas, 5 palmi, ci saranno 2 tiri liberi per chiudere la partita. Decisivissimo Fabio Bonora in questi ultimi 100 secondi, ha preso 4 rimbalzi, 3 offensivi e 1 difensivo. 11 secondi e 3 decimi, 5 palmi per coronare questa stupenda partita. Sono 23 per il numero 5 che ha sostituito egregiamente Peppe Giocondo. 24, non è game over perché nel basket tutto può succedere in 11 secondi a 3 decimi, però adesso ci vuole un mezzo miracolo da parte di Umezzane e soprattutto ci vogliono troppe ingenuità di Milano 3. 7-0-6-6, l'MVP della partita mi sembra abbastanza evidente, Nicolas 5 palmi, 24 punti per lui. Vorrà memoria, ma dovrebbe essere il suo high stagionale e naturalmente anche miglior prestazione da quando gioca in C-Gold. C'è da dire che coach pugliese davvero l'ha istruito molto bene il classe 1999, l'ha cullato sin da quando era ragazzino, l'anno scorso gli ha dato minuti sì ma non tantissimi, invece quest'anno soprattutto da quando se n'è andato Federico Arioli ha deciso di puntare fortemente su di lui e lui sta ripagando la fiducia di Pugliese facendo vedere davvero ottime cose. Di certo è un ragazzo che ha un futuro dinanzi a sé, ogni tanto eccede a livello comportamentale, però il talento c'è ed è moltissimo. Il talento c'è anche in Luca Borghetti che tira dalla lunga distanza, sbaglia però, rimbalzo catturato da Marco Colombo, c'è però il fallo del numero 14. Ci saranno così 2 tiri liberi per Matteo Mora. Segna il primo il numero 16. Naturalmente è il miglior punteggio di 5 palmi, era arrivato a quota 10 massimo in questa stagione. Colombo subisce fallo da Matteo Mora, adesso proverà a vincerla in lunetta Lumezzane, anche se non sarà semplice, mancano 6 secondi al termine della gara, 5 e 9 decimi per essere esatti, dopo i 2 liberi di Marco Colombo che è a quota 13 per il momento, 2 su 2 cronometro fermo. Segna il primo, 3 su 3 per il capitano di Milano 3, 7-1-6-8, se segna questo veramente è finita. Sbaglia però, rimbalzo toccato da Rinaldi e poi perfezionato da Gandoi, palla nell'angolo, Borghetti da 3 punti, fuori tempo massimo, finisce qua la partita. Borghetti quasi in lacrime perché probabilmente